allora è andata che in casa nostra c'era un architetto famoso che era Piccinato. Mia mamma si chiama Piccinato. Ma non lo sapevi, vedi? Era un urbanista. Ormai voi siete troppo giovani, non sapete neanche cosa ha fatto. Aveva fatto il piano di Roma, di Tel Aviv, di tanti paesi all'estero. E da piccole mia madre le aveva chiesto di farci, perché sapeva che faceva, che aveva fatto una casetta per le bambole per entrarci, ma noi eravamo tre femmine. Mi ha mandato questo progettino per il falegname, nota che poi lui non ha mai fatto tutto ciò nella vita. Io l'ho adorato perché questa casettina che si metteva nell'angolo di una stanza con i due muri perpendicolari, la mettevi davanti, quindi aveva solo tre pareti. Con la porticina, le due finestrine, poi dopo tu la potevi fare grande come la volevi, a seconda della profondità. Questa mi è sembrata una cosa geniale, l'abbiamo usata moltissimo noi tre. Poi i nostri genitori, devo dire, abbiamo avuto due genitori molto snob, forse posso dire, Si può dire, perché sì. negli anni 30, loro sono sposati nel 35 a Milano, si sono fatti fare la casa in affitto, era una casa in affitto. Ci sono andata a disegnare tutti i mobili da un architetto tedesco, pare, che, di cui non abbiamo mai saputo il nome, però andavano a vedere, sono andati alla prima triennale e hanno sempre unito i mobili antichi, tipo quello lì che era loro, con i mobili moderni di questo. Noi abbiamo tutta una sala da pranzo che hanno le mie sorelle, che è tutta anni 30, anche col lampadario, le poltroncine, le seggioline, le vetrine. Quindi avevano molto amore per questo gusto misto. Questo zio, noi l'abbiamo sempre chiamato zio, questo Luigi Piccinato, perché era vecchio, vecchiotto, insomma, all'età già dei nostri genitori. Era un cugino invece di mia mamma. Io poi sono andata a lavorare da lui, appena laureata a Roma. Quindi io lavoravo da lui, dove faceva solo piani regolatori. E io ho detto, tu che cosa vuoi fare? Architettura? Faceva lui. Allora, stanno rovinando l'Italia, ed è vero, perché negli anni 50, io sono data del 66, negli anni 50, se voi guardate l'Italia fatta negli anni 50, è stata rovinata. Non avevamo, ma anche noi siamo cresciuti in questa facoltà di architettura che era la facoltà più buona, con tutti i professori buoni a Venezia. Savonà, che era simpaticissimo, ha chiamato tutti i Gardella, Albini, tutti Scarpa, cioè tutti i personaggi che erano grandi professionisti allora, avevano fatto grandi cose. Poi sono tipo Rinascente o robe così, cioè, come architetti. Però non avevamo formato, non ci hanno neanche formato questi qua come gusto. Cioè, ci facevano vedere delle cose, non eravamo critici, adesso siamo ipercritici. Sappiamo tutto che cosa ha fatto quello, che dove, da dove viene. Veramente è stata una cosa poco preparata. Però la facoltà ci è subito piaciuta a tutti. A me è piaciuta molto. Eravamo pochissimi, molto seguiti. Si discuteva anche di libri che si stavano leggendo. Scarpa, per esempio, Carlo Scarpa, che è stato il nostro professore. Facevano le lezioni intorno a un tavolone tipo quelli da disegno grandi. Tu entravi in classe, mi ricordo sempre una volta, faceva: lei signorina che libro sta leggendo? Io stavo leggendo, aspetta, sì, il maestro dirigeva, che era un falegname. E lui fece: ah, bello quel libro lì. E lui li aveva letto, evidentemente, erano libri che uscivano allora. E allora poi di dov'è sua mamma, di dov'è suo padre, da dove arriva? Ah beh, unisco Padova con Ferrara, allora univa due pittori. Cioè c'era, poi facevamo le feste del Redentore, spesso c'erano anche professori. Ecco Scarpa, sì, tanto bravo, pessimo come professore, per conto mio, perché doveva fare tutti i progetti come lui, con il suo gusto, sulla carta seppia, con i colorini leggeri. Scarpa, sai che cosa ci diceva? Che le donne non entrano mai nella sezione di una casa. Noi appendavamo i nostri progetti per fare l'esame. Quando li appoggiavamo, lui diceva: ah, le donne proprio non entrano nella sezione, non c'è niente da fare.
E questo poi non ce l'ha mai spiegato, perché tu vai a chiedere a un professore, ma perché, scusi? Lui ha detto, l'unica donna che è entrata nell'architettura è la Daguerre, che era una vecchia già allora, che oggi avrebbe, nessuno ha fatto una casa alla maniera di Scarpa, penso, adesso non mi ricordo neanche, una di quelle molto attente, ma per esempio la Helga, che era Franca Helga, era l'aiuto di Olbino. Sì. Ecco, anche lei, hanno sempre firmato insieme, quindi non sai mai se è Albini che l'ha fatto o l'ha fatto lei, che questo è sempre stato un grosso problema, come Venturi con la moglie, sì, che lei ha protestato, una volta l'abbiamo incontrata, siamo stati a pranzo tutti insieme a Venezia, e lei faceva i piani regolatori, si occupava di urbanistica, e le piaceva molto, suo marito proprio, non le fregava assolutamente niente. Però si era arrabbiata perché tutti i progetti che ha firmato con lui, anche lei ci aveva messo le mani, un po' tutti, un po' quando si fa il progetto insieme, purtroppo c'è quello prevalente. Sì. E quindi quando c'è la donna con quel Scarpa, insomma, e non entrare nella sezione vuol dire che non entri nell'architettura. Noi donne siamo state, ecco, bisogna dire una cosa con le donne, erano contentine, ma ci hanno aiutato moltissimo i maschi, perché dovevamo fare il plastico di questo progetto. Io non ho mai toccato un legno nella mia vita, questo è un altro problema grossissimo per me. Perché li facevamo in balsa, che era facile perché erano dei seghettini. C'erano questi friulani che erano iperattivi e guai se ti vedevano con la sega in mano. Eravamo sempre in gonna, eh. Ecco, volevo dire un'altra mise della donna degli anni 60, alla facoltà di architettura, sugli sgabelli dalla mattina alla sera, in calze nylon e tailleur o gonna. Non andavi mal vestito. Quindi noi tutti studenti ci trovavamo alle zattere sui tavolini a prendere il caffè, cosa che adesso c'è dappertutto, invece in tutta Venezia, molto più sparpagliata. Però è vivere una città conoscendo anche tanti, tutti gli abitanti quasi, a parte i veneziani si conoscono tutti fra di loro, quello è. Quando torniamo a Venezia, adesso abbiamo rivisto tutti i nostri vecchi compagni questo settembre. Siamo andati in Svezia, appena laureati, che volevamo andare in Finlandia dal Varalto. Avevamo la mania, il gusto delle case, allora era la Svezia, il nobile svedese, quello ci sembrava che adesso lo vedo, non andrei mai, non mi interessa proprio assolutamente più. Però alcune cose le apprezzi, anche bello il legno. E quindi sono andata nel 66, io da mio zio piccinato, che faceva solo piani regolatori. Io ho detto, non c'è niente di architettura qui. Non le dico. Mi ha odiato in quel momento, credo, perché voleva fare. Lui odiava l'architettura, gli davano dei progetti di architettura. Solo che lui aveva un gusto pessimo. Ha fatto delle cose che poi io ho visto dopo a Roma, non male. Condomini, robe così, però faceva poco di architettura. Però mi hanno dato questo ristorante sulla via Appia, nuova, non antica per fortuna, questo ristorante da ristrutturare. E lui, brutto, avevo trovato questa impresa, ti ho detto, che dicevo lì con voi, molto gentile, che era il mio primo lavoro, ma non ero direttore dei lavori, sì. Attenzione. E quindi questo, poi si facevano piani regolatori e poi c'era stata questa lottizzazione che si poteva fare sulla costa toscana, poi lui ha mandato tutto in malora perché ha detto che non si doveva fare, quindi noi, io e un ragazzo, un architetto turco, perché lui ha fatto Istanbul, ha lavorato molto su Istanbul, credo che aveva fatto il piano allora. E quindi arrivavano questi stranieri, anche uno slavo c'era, cioè nel 68 siamo venuti a Bologna. Lui ha fatto il concorso per il comune, allora Bologna era in rinascita e in ripresa totale, quindi a Bologna si facevano le scuole, si facevano i centri sociali, si facevano le strade, i giardini, cioè Bologna era in grande ripresa e vitalità. E anche la città era molto diversa, anche gli abitanti erano molto più bolognesi. Siamo arrivati a Bologna, città senza acqua. Tutta chiusa, tutta, mi sembrava chiusa, grigia, con i tram che passavano dappertutto. Mi è sembrata triste.
Invece nel giro poi di poco tempo, dopo poco, è nato Sergio. Ai giardini di Margherita ho conosciuto, credo, tutte le amiche, da cui poi sono nati dei lavori molto belli. Delle noie assolute, però invece dopo lì si è incominciato a fare l'urbanistica, mi piaceva l'idea e ho fatto i piani dei comuni più piccoli, che come inizio veramente vi assicuro che è un sogno, perché vedere Tel Aviv uno te la deve spiegare, ma vedere invece Baricella, un albergo, crepacuore. Allora ho cominciato facendo addirittura tutta la schedatura delle case in campagna, tutti lì che erano delle case delle aie coloniche anche abbastanza belle, alcune, quindi dovevi classificarle, eccetera. Poi dopo c'è stata la stesura del piano, ho seguito tutto il dibattito in consiglio comunale e da lì insomma ho cominciato, ho fatto Crevalcore, Valicella, Malalbergo, Bentivoglio. Dopo 2 anni è diventata una cooperativa di progettazione. Questa è la cosa bella e innovativa che consiglio a tutti. Però abbiamo guadagnato tutti pochissimo, ma è stato un ambiente d'oro. Atmosfera molto buona. Cioè ognuno faceva il lavoro, non c'erano cattiverie, non c'era. Sai che spesso poi anche negli studi la gente incomincia, ci sono invidie, cioè. Niente, un ambiente, guarda, che io ricordo ancora adesso, ottimo. E poi ci siamo fermati, l'architettura che ne è uscita direi che è un po' così, sempre edilizia popolare, niente di che. Cooperativa Bolognese di Progettazione CBP. La CBP nessuno la conosce perché è nata nel 75 ed è finita nell'80, dicevo loro, grazie al Movimento Cooperativo e al Partito Comunista, che è stato quello che gestiva la cooperazione praticamente. Quindi la Technicoop era un gruppo di Firenze, erano in 5 architetti con Scatasta a capo, che era l'assistente allora a Firenze, e altri 3-4 architetti, tutti laureati a Firenze, entrano, ci obbligano a riunirci, il Movimento Cooperativo, perché bisognava poi fare la grande cooperazione, la grande cooperativa. In più per conto mio, perché non sapevano più a chi darla, perché Bonomi non era iscritto a nessun partito, però i lavori glieli davano fino allora. A questo punto come la mettevano? Avrebbero dovuto dare dei lavori a uno all'altro, insomma era un po' rognoso. Quindi è diventata una cooperativa con un sacco di progettisti, che c'erano anche di Firenze, di Siena, dove erano accorpati. Sono entrati da noi senza un lavoro. Senza un lavoro. Comunque non c'è stato amore dall'inizio. Invece finché eravamo in CPP abbiamo fatto anche io coordinavo tutte le cooperative di progettazione d'Italia. Prima era stata dell'Emilia, poi arrivavano dal Veneto, arrivavano dal Sud, perché ne hanno fatte tante. Allora, dopo quando noi siamo partiti con Reggio Emilia. Cioè, se posso dire, la libera professione è stata quella meno interessante, perché è molto peggio lavorare col singolo proprietario, per conto mio, che non con un'amministrazione, dove un minimo hai di spazio e poi hai lavori anche più grandi. Invece con la casa abbiamo avuto anche delle soddisfazioni, per carità, però insomma alla fine mi rompe. Però se a posteriori, se torno indietro, penso che la mia esperienza più bella sia stata quella urbanistica. Anche se l'architettura mi piace, se tutti i nostri viaggi estivi sono stati mirati ad andare a vedere l'architettura. Poi viene fuori da questi rappresentanti, venditori, dell'Olivetti, che avevano bisogno di architetti, perché facevano. Allora era nato il mobile di Sozzas con De Lucchi, che si chiamava Icarus. Questa serie Icarus era molto bella. Olivetti poi è sempre stata molto brava e ha fatto le prime scrivanie, mi pare una dei PPR all'inizio, che adesso la vedi che è datata, però con una parte sotto che usciva con le rotelle,
capito, attaccata al piano, non c'erano i computer, quindi prendevi la macchina da scrivere a fianco. Invece con Icarus, con Sozzas e De Lucchi, dato questo. Però mi hanno chiesto se volevo fare, e ho fatto sì, molti uffici e molti negozi dell'Olivetti in giro per l'Italia. I rivenditori di mobili Olivetti gli hanno proposto di fare negozio nuovo con i mobili di Sozzas, che erano poi tutti rosa e celestini, come lui, no? Poi scomparsi, veramente questa roba scomparsa, dopo 10 anni non c'era più. Perché hanno venduto poco. In più un venditore simpatico, ce n'erano dei simpatici della Castelli, mi ha detto un giorno, vabbè, non c'è più, non ci sono più perché noi non diamo mazzette. Tutti davano mazzette per vincere le gare, ovviamente. Ecco, finita anche l'Olivetti, poi mi sono stata sempre con i privati. Penso che il futuro è quello che già sapete, che c'è molto da recuperare, molto, perché ci sono edifici abbandonati dello Stato e non, e quindi il progetto sarà il recupero di queste cose, invece che continuare a fare degli schifezzi di case nuove. È molto difficile dare un consiglio per sapere come sopravvivere a questa professione, perché una volta l'architettura era sicuramente quella che ti dava più soddisfazione, l'urbanistica abbastanza, se poi gli amministratori riuscivano a completare il piano e andare dietro, l'architettura non lo so adesso come dirla, però anche nel recupero uno può sempre aggiungere, l'importante è che lasciano aggiungere anche dei corpi nuovi completamente. Anche le facciate, invece c'è una questione ancora di conservatorismo molto profondo in questa città.